Oggi abbiamo la conferenza del professor Franco Manti dell'Università di Genova sul tema intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale, economica e sociale. Allora, due parole. Franco Manti è professore associato di filosofia morale all'Università di Genova. Tra i suoi insegnamenti, scuola di scienze sociali, etica sociale, etica della comunicazione. Comunicazione etico-sociale d'impresa, magnifico, filosofia morale, scuola di scienze mediche e farmaceutiche, dottorato di ricerca in scienze sociali, etica della ricerca sociale. Incarichi istituzionali all'Università di Genova. Dal 2023, componente del comitato di coordinamento dell'Università di Genova Confindustria Imperia. Poi, componente del Centro del Mare Università di Genova. Dal 22 componente del Consiglio di Gabinetto del Rettore, dal 2020 direttore di ETAP, Laboratorio di Ricerca per le Etiche Applicate dell'Università di Genova, dal 2017 Master Universitario di Secondo Livello, Pratiche di Filosofia a Scuola, nelle Comunità, nelle Organizzazioni. Poi componente dal 2023 del Comitato per la salvaguardia dell'imparzialità, componente dell'Accademia Italiana per la Finanza Sostenibile. Direi moltissimi incarichi e noi siamo molto lieti di avere Franco Manti con noi. Allora, la parola a Franco Manti. Io, come avevo annunciato, mi chiudo l'audio e il video in modo da gravare il meno possibile. A te, Franco. Bene. Grazie. Allora, io vi proporrò una conversazione che si basa su un riferimento a un documento dell'Unione Europea nella quale si presenta in che cosa consiste il processo innovativo relativo alla cosiddetta Industria 5.0. Vediamo attraverso questa definizione che Industria 5.0 in realtà si presenta come un nuovo paradigma produttivo. Ossia, non abbiamo soltanto un'evoluzione, come vedremo successivamente, non si tratta soltanto di un'evoluzione di Industria 4.0, è certamente un completamento di Industria 4.0. Ma la centralità di questo nuovo paradigma produttivo si basa sulla sostenibilità e sulla resilienza, ma soprattutto sull'approccio cosiddetto human centric. Cioè, cosa vuol dire approccio human centric all'interno dei vari 4.0, il passaggio da 4.0 a 5.0? Vuol dire che l'industria 5.0, almeno nelle intenzioni, ha come prospettiva quello di produrre una cooperazione stretta fra uomo e macchina. Si è molto discusso se l'algoritmo si debba contrapporre all'algoritmo. Ecco, il processo che almeno a livello di prospettiva l'Unione Europea propone alle aziende e sulla quale si impegna è quello di superare l'eventuale contrapposizione o di non ritenere quella fra algoritmo e algoritmo una contrapposizione, ma quello invece di pensare a come è possibile rapportare gli uomini con le macchine e con le macchine naturalmente che si avvalgono appunto dell'intelligenza artificiale. E si tratta di un punto importante, come vedremo, perché questo ha dei riflessi estremamente ampi, sia dal punto di vista macroeconomico, sia dal punto di vista microeconomico, cioè anche a livello di governance aziendale. Cercheremo nella nostra conversazione di tenere presente questi due livelli che sono tipici dell'economia, ma vedremo come appunto la intelligenza artificiale e l'utilizzo delle nuove tecnologie, ivi compreso le nuove tecnologie della comunicazione, sono incidenti e possano essere tali da poter costruire un'alleanza virtuosa fra appunto l'algoritmo e l'algoritmo. Abbiamo parlato di innovazione. Ecco, siamo di fronte a una vera e propria, se intesa correttamente, rivoluzione culturale. In che senso? Nel senso che produrre
utilizzando le tecnologie di ultimissima generazione vuol dire sapere che all'interno del processo produttivo non c'è soltanto la finalità della produzione come tale, ergo attraverso questa della produzione di profitto fino a se stesso, ma c'è invece all'interno del processo produttivo, sia a livello macro che a livello microeconomico, va tenuto presente questo aspetto che vale per il macro, vale per il microeconomico, le questioni sociali, ambientali, che la quarta rivoluzione industriale, e quindi Industria 4.0, ha ancora lasciato insolute. E quali sono queste questioni? Beh, sono quelle che abbiamo di fronte tutti i giorni, ma che vale la pena ribadire. Cioè, noi abbiamo assistito, nei vari processi di globalizzazione, a un fenomeno che a prima vista può sembrare, fra virgolette, strano. E cioè, se noi ragioniamo in termini puramente statistici, abbiamo avuto un aumento della ricchezza disponibile. In realtà, a questo è corrisposto un aumento delle disuguaglianze, sia delle grandi disuguaglianze, per definirle come le definisce Beck, cioè le disuguaglianze a livello macroeconomico, sia anche delle disuguaglianze a livello micro, cioè a livello appunto delle aziende e all'interno anche delle economie nazionali. Ossia, questo cosa vuol dire? Vuol dire che a partire dalle aziende, ma anche all'interno delle economie nazionali e più in generale nell'economia globale, le disuguaglianze fra ricchi e poveri, poi fra paesi ricchi e paesi poveri, invece di contrarsi, sono invece aumentate. Così come è aumentato l'inquinamento e sono aumentate anche le minacce ai diritti fondamentali delle persone e alla democrazia. Ecco, secondo la Commissione europea, e questo naturalmente è un oggetto di confronto e di discussione con quanto ci propone la Commissione europea, Industria 5.0 è una rivoluzione culturale che ricolloca, o dovrebbe ricollocare ancora meglio, l'industria e quindi l'industria e i processi produttivi all'interno della contemporaneità. E questa ricollocazione può essere facilitata dall'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. Ora, dobbiamo fare una riflessione importante sotto questo profilo. Perché? Perché quando noi parliamo di sostenibilità, siamo stati abituati prima a concepire la sostenibilità soprattutto come una sostenibilità ambientale. Poi si è aggiunto che la sostenibilità deve essere insieme, e non dimentichiamo la parola insieme, ambientale, economica e sociale. Però la sostenibilità ha anche dei presupposti che sono fondamentali perché sia davvero così. E i presupposti fondamentali sono una situazione nella quale vi siano appunto condizioni di democrazia, sia dal punto di vista della gestione degli stati, ma anche della governance delle imprese, ci sia la possibilità appunto all'interno della governance delle imprese, così come degli stati, di trovare forme di partecipazione dei soggetti interessati e poi ci siano naturalmente condizioni di pace a livello internazionale che consentono lo sviluppo di un'economia che possa davvero rapportarsi e fare i conti con i problemi che noi abbiamo di fronte, l'inquinamento, eccetera, eccetera. E poi naturalmente abbiamo un problema di, appunto, lo dicevamo prima, di riduzione delle disuguaglianze. Perché? Perché la riduzione delle disuguaglianze, sia delle grandi che delle piccole disuguaglianze, è fondamentale perché effettivamente si possa parlare di sostenibilità nel senso più pieno del termine. Ora, il nostro problema è che tutto questo è presente in maniera assai parziale. Perché il nostro mondo è attraversato non solo dall'espandersi di gravi disuguaglianze, da un 80% della popolazione del mondo che si trova in condizioni difficili, da un 20% della popolazione che è esposta addirittura a rischio fame, ma l'inquinamento è presente, ha generato, ha contribuito a generare i cambiamenti climatici che noi sappiamo. E vediamo quante sono le difficoltà a intervenire seriamente su questo tema, al di là delle dichiarazioni che vengono proposte nelle varie sedi internazionali. E così come le minacce ai diritti fondamentali delle persone e alla democrazia sono palesi e presenti in gran parte, in tante parti del mondo.
È una condizione di pace che è fondamentale, così come è sempre stata, e oggi in un mondo interconnesso con il nostro sempre di più, per uno sviluppo equilibrato dell'economia nei suoi rapporti con appunto l'ambiente, la società, la politica e appunto la governance sia a livello macro che micro, beh, tutto questo è in discussione naturalmente nella realtà che noi stiamo vivendo. Quindi non dobbiamo dimenticare. E questo va detto rispetto a eccessivi ottimismi che noi potremmo avere, che certamente quello che ci dice la Commissione europea è di estremo interesse e quella dovrebbe essere l'asse sul quale, almeno a livello di Unione europea, andiamo, ma dobbiamo anche renderci conto di tutti i problemi interni che abbiamo e della difficoltà che anche i singoli stati che ancora compongono l'Unione europea e che hanno ancora sovranità molto ampia su molte materie, hanno nel applicare effettivamente questo tipo di prospettive. Quindi la rivoluzione culturale non è né semplice né facilmente gestibile. Vediamo l'elemento chiave, parola chiave innovazione. Ecco, sostenibilità è anche e soprattutto innovazione. Noi non dobbiamo avere una visione statica della sostenibilità. La sostenibilità non vuol dire difesa dello statu quo, ma vuol dire capacità di innovare e di innovare profondamente. E allora capiamo perché Industria 5.0 si basa sullo sviluppo a ritmi veloci delle tecnologie 4.0 che diventano sempre più potenti, in particolare appunto nei settori dell'ICT, cioè della informazione, della comunicazione, delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'intelligenza artificiale e della robotica. Infatti, ci troviamo di fronte alla realizzazione dei cyber physical system e di dispositivi IoT che sono sempre più potenti. Quali sono i dispositivi IoT? I dispositivi IoT sono quello che viene definito in altri termini l'Internet of Things, oppure l'Internet delle cose, tradotto in italiano. Cioè quella rete di oggetti, di dispositivi connessi, che sono detti appunto cose, che sono dotati di sensori e di altre tecnologie che consentono loro di trasmettere e di ricevere dati da e verso altre cose e sistemi. Oggi l'IoT è ampiamente utilizzato, per esempio, nell'ambito industriale ed è stato per molto tempo proprio sinonimo di Industria 4.0. Ora, la realizzazione di questi sistemi e il potenziamento di questi sistemi va collocato all'interno di quel quadro innovativo del quale vi parlavo precedentemente e che senza quella rivoluzione culturale della quale parliamo non ci fa transitare dallo stato di fatto e quindi dal prendere atto della situazione di Industria 4.0 alla Industria 5.0. Sul piano dell'organizzazione e su quello delle relazioni, e sottolineo anche su quello delle relazioni, la novità è costituita dal fatto che ci troviamo di fronte a quello che in letteratura si chiama collaborative industry. E dobbiamo capire appunto che cosa vuol dire collaborative industry e perché questo è l'elemento caratterizzante, soprattutto io direi non solo dal punto di vista puramente organizzativo, ma proprio nell'intersezione fra la dimensione ingegneristica e la dimensione etica dell'economia. Appunto l'elemento fortemente innovativo per quanto riguarda appunto lo sviluppo equilibrato che dovrebbe essere caratteristico di Industria 5.0 e quindi di un particolare utilizzo dell'intelligenza artificiale e della robotica e appunto di Internet delle cose nella strutturazione delle relazioni, a partire dalle relazioni di lavoro, ma anche a partire appunto dei processi produttivi, delle nostre relazioni sociali e naturalmente anche con l'ambiente. Collaborative industry, che cos'è? Allora, perché Industria 4.5 ha questa caratterizzazione? È un modello di impresa la cui caratterizzazione, la parola chiave è cooperazione. Vuol dire certamente cooperazione uomo-macchina, dove si genera appunto, come vedete nella slide, un valore aggiunto alla produzione, ma collaborativo vuol dire anche generare prodotti personalizzati. Cioè
cioè capace di rispettare le esigenze, potremmo dire anche i bisogni, che è una caratterizzazione sociale, dei consumatori e naturalmente con grande attenzione all'ambiente. Ora, detto così, parlare di prodotti personalizzati può sembrare una cosa, insomma, abbastanza banale. Non lo è, perché noi siamo abituati a produzioni standardizzate. E quindi prodotti personalizzati si possono strutturare a livello industriale se e solo se di un intervento massiccio appunto delle nuove tecnologie e delle intelligenze artificiali che consentono appunto di produrre su larga scala prodotti che tengano conto dei bisogni effettivi specifici delle persone. Voi capirete che questo comporta alcune cose molto importanti. Per esempio, implica una nuova concezione di come le aziende si pongono sul mercato. Perché? Perché è chiaro che noi non possiamo più pensare ad un modello di marketing che non a caso utilizza linguaggi che sono tipici del mondo della guerra: aggressione, bombardare, far esplodere, target, che vuol dire bersaglio, ma che invece deve essere costruito su una relazione molto forte fra il processo produttivo e gli effettivi bisogni che emergono a livello sociale, in considerazione naturalmente anche della costruzione di nuovi ambienti e più in generale di un ambiente appunto che sia sostenibile perché lo è anche dal punto di vista sociale ed economico. Quindi Industria 4.5, se verrà portata avanti in termini seri, impatterà in maniera molto forte sui modelli di organizzazione e sui modelli di produzione anche a livello microeconomico, cioè a livello aziendale. Perché? Perché oltre all'aspetto collaborativo c'è appunto quello che gli economisti, perché si usa sempre l'inglese in economia, chiamano approccio human-centric, cioè l'approccio human centric, che fra poco vedremo più in dettaglio, collegato con l'idea di sostenibilità che appunto stiamo proponendo e con la capacità di resilienza della realtà microeconomica rispetto a quanto si muove a livello appunto macro, cercando di creare un rapporto virtuoso fra microeconomia e macro e macroeconomia. Cosa vuol dire approccio human centric? Vuol dire che la tecnologia, lo vedete nel primo punto della slide, deve essere utilizzata per adattare il processo di produzione alle esigenze del lavoratore. Questo a livello microeconomico. E cioè diventa centrale il tema della governance e della governance aziendale. C'è chi dice, per esempio, che noi dovremmo anche abbandonare da un punto di vista linguistico la obsoleta CSR o se volete responsabilità sociale di impresa per ricondurre tutto alla vocabolo sostenibilità. Cioè la sostenibilità nel tempo avrebbe sostituito e tenderebbe a sostituire sempre di più, inglobandola naturalmente, sviluppandola, quella che noi abbiamo conosciuto e continuiamo ancora spesso a chiamare appunto responsabilità sociale d'impresa. Perché? Perché la sostenibilità costituisce un insieme, proprio per quello che dicevamo prima, molto più ampio della tradizionale responsabilità sociale d'impresa e pone la possibilità, anzi pone l'esigenza più che la possibilità, di una relazione e di una intersezione e di una biunivocità fra le dimensioni macro e le dimensioni microeconomiche. L'altro aspetto importante di governance, proprio perché la governance deve essere human-centric, è che i sistemi, le piattaforme, eccetera, non devono interferire con i diritti fondamentali dei lavoratori. Noi in Italia abbiamo una situazione drammatica che ogni giorno leggiamo e ascoltiamo i telegiornali. Abbiamo delle situazioni nelle quali c'è una inammissibile carenza riguardo alla sicurezza del lavoro, la mortalità sul lavoro è elevatissima nel nostro paese,
al di là delle regole che sono scritte e delle leggi che noi abbiamo. Questo vuol dire che noi dovremo fare uno sforzo di non solo applicazione, ma di utilizzo di quanto le nuove tecnologie ci mettono a disposizione per ridurre i rischi che si corrono sul lavoro, perché vi siano delle forme di governance partecipata anche rispetto alle situazioni di rischio e perché così effettivamente si possono affermare i diritti fondamentali dei lavoratori, che non rimangano appunto un riferimento generico, ma vengano praticati concretamente, anche grazie appunto agli strumenti nuovi che ci offrono le tecnologie, le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale. Secondo, lo vedete, la Commissione dell'Unione Europea, se applicate correttamente le soluzioni innovative delle quali abbiamo parlato, cui abbiamo fatto accenno, permettono almeno potenzialmente l'inclusività dei luoghi di lavoro e la maggior sicurezza dei luoghi di lavoro. Anche il tema dell'inclusività è molto importante perché, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale possono consentire l'accesso a lavoratori con caratteristiche diverse, anche a lavoratori che possono avere delle disabilità, ma che possono lavorare assolutamente in maniera pari agli altri, naturalmente dipende dal tipo di disabilità, ma insomma possono essere assolutamente inclusi all'interno dei processi produttivi. Il problema qual è? È che l'aumento di soddisfazione e l'aumento del benessere dei lavoratori a livello aziendale e anche poi fuori dall'azienda degli altri stakeholder si deve basare su un principio fondamentale per l'intelligenza artificiale, per le nuove tecnologie, cioè la trasparenza. Cioè il principio di trasparenza è un impegno etico fondamentale perché solo così si consente accessibilità reale e si consente anche sia a coloro che sono impegnati nei processi produttivi, ma anche a coloro che sono stakeholder esterni, di comprendere come funzionano le cose e quali sono le ragioni per le quali vengono applicate le nuove tecnologie e viene appunto determinata l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Se ritorniamo al tema della sicurezza del lavoro, che è un tema chiave certamente nel nostro paese, ma in generale anche nell'Unione Europea, perché poi per non andare insomma, a situazioni che sono anche più difficili e che troviamo nel cosiddetto terzo mondo, ecco, i settori dove avvengono più incidenti sul lavoro sono quelli in cui le attività non sono state automatizzate. Quindi l'automatizzazione consente anche di limitare appunto i rischi e anche naturalmente di limitare il peso, la fatica del lavoro, offrendo appunto migliori condizioni di soddisfazione e di benessere appunto per i lavoratori. Ma costituisce anche una filiera che consente a coloro che sono stakeholder esterni di valutare la congruità etica dei prodotti che vengono posti sul mercato. Quindi un prodotto non solo deve essere buono, se parliamo dal punto di vista di prodotti alimentari, o deve rispettare un certo tipo di filiera biologica, ma i prodotti alimentari, come i prodotti di altro genere, anche quelli meccanici, devono essere in qualche modo tracciabili rispetto al processo. Ecco, un approccio human centric richiede un impegno alla attenzione sulla processualità e richiede appunto trasparenza sia nella relazione fra noi e l'intelligenza artificiale e appunto le macchine in generale che utilizziamo e ovviamente il come viene per esempio gestita la governance nelle aziende e anche qual è il ruolo che giocano i lavoratori e come sono trattati in questo percorso. Quindi non solo l'efficienza, non solo per esempio la biologicità dei prodotti, ma appunto una tracciabilità della relazione che si viene ad instaurare fra appunto no, gli strumenti che noi abbiamo a disposizione e appunto la forza lavoro nel processo produttivo e che converge naturalmente nel prodotto.
anche alla generazione di valore. Cioè il valore del prodotto non è più soltanto il valore di scambio o il valore d'uso tradizionale, ma c'è un valore aggiunto che viene dato proprio dalla processualità e dal tipo di diciamo, peso che ha la dimensione immateriale nella costruzione di un valore comune dato anche da questa dimensione. Ecco, questo è un aspetto fondamentale sul quale dobbiamo ragionare proprio nella intersezione che si pone fra appunto la iniziativa umana, la costruzione della governance all'interno delle aziende e l'utilizzo appunto dell'intelligenza artificiale. Allora, per concludere, è vero che Industria 5.0 pone l'uomo al centro del modello produttivo e questo aspetto sociale e umano, che dovrebbe assicurare un utilizzo della tecnologia fondamentale, ma questo utilizzo della tecnologia non deve violare i diritti fondamentali dei lavoratori, il diritto alla privacy e all'autonomia e più in generale il diritto alla dignità umana. Nello stesso tempo, gli stakeholder esterni devono essere in grado di poter dare il proprio giudizio anche attraverso l'accesso sul mercato, l'acquisto dei prodotti, sul processo appunto e sulle filiere che caratterizzano la produzione. Passiamo all'altro punto che è costituito dalla resilienza. Il report della Commissione europea evidenzia appunto come i cambiamenti geopolitici e gli eventi naturali, come la pandemia, appunto, abbiano messo a dura prova la tenuta dell'industria e abbiano mostrato fragilità dell'industria. Soprattutto è stato notato, e mi viene in mente ad esempio una notazione che ha fatto Edgar Morin proprio su questo tema della fragilità, scontiamo in Europa, e l'Italia è un caso particolare fra gli altri, il tema della non indipendenza dal punto di vista energetico. Una non indipendenza dovuta anche all'utilizzo di determinate fonti energetiche. E abbiamo visto quanto questo tema sia stato rilevante proprio nel momento in cui si è dovuto diversificare gli accessi per non dipendere appunto da realtà tipo la Russia che appunto gestivano politicamente e possono gestire politicamente la loro capacità di produzione di fonti energetiche fondamentali. E poi è il fatto che appunto tutto questo porta ad un'accelerazione su due lati che sono andati di pari passo e che appunto ci riportano al tema di come gestire l'autonomia o la tendenziale, diciamo così più realisticamente, autonomia energetica. I due punti, le due cose che sono andate di pari passo sono state uno sviluppo estremamente più veloce delle nuove tecnologie, di Internet delle cose in particolare, indotto dalla pandemia. Noi stessi probabilmente useremo molto di meno. Questa nostra stessa conferenza, in fondo, nasce da un qualche cosa che abbiamo appreso a fare durante la pandemia. Prima non era particolarmente diffuso, appunto, attività di questo genere. Queste sono attività relativamente banali, naturalmente, per quanto importanti. E nello stesso tempo c'è stata una necessaria accelerazione riguardo appunto alla necessità di riconvertire la nostra economia. Ecco, allora noi dobbiamo capire se l'obbligo che viene visto per Industria 5.0, quindi è un qualche cosa che è considerato doveroso dall'Unione Europea, cioè l'avere la capacità di resilienza, cioè di adattarsi a situazioni avverse, producendo risultati positivi, ecco, questo obbligo come effettivamente lo possiamo gestire, tenendo presente che la capacità di adattamento implica un impegno, in primo luogo etico, e una consapevolezza etica non solo da parte di chi gestisce politicamente i paesi, ma di tutti noi, di tutti i cittadini, perché non possiamo pensare a processi che generano nuova resilienza, una resilienza in grado di fare fronte
a una situazione che non è certo ottimale per quanto riguarda lo sviluppo della sostenibilità, proprio per le caratteristiche che sono richieste dalla sostenibilità di cui parlavo introducendo. Ecco, tutto questo implica appunto da parte nostra una grande consapevolezza e una capacità anche di comprendere che dobbiamo cambiare strada, come direbbe Edgar Morin. E cioè dobbiamo effettivamente cambiare anche costumi e abitudini. Cosa non semplice, cosa difficile, cosa che comunque comporta dei costi, costi a livello economico e costi anche rispetto a quelle che sono nostre abitudini, nostre modalità di vita consolidate. Certo, noi avremmo, costruendo un cambiamento che produce ed è prodotto allo stesso tempo da innovazione, dei benefici che però sono benefici sul lungo periodo. Se vediamo a livello microeconomico, a livello aziendale, sul fronte della competitività e dell'internazionalizzazione, i benefici saranno soprattutto a medio e soprattutto a lungo termine. Ecco, io qui ho riportato, lo vedete in grassetto e in corsivo, proprio una parte del testo del report della Commissione europea su Industria 5.0, dove potete vedere come in realtà la necessità di investimenti ingenti per la produzione di cambiamenti sostanziali generi appunto situazioni che comportano rischi di perdere temporaneamente competitività rispetto appunto a quelle aziende, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, che non investono in Industria 5.0. E quindi diventa strategico proprio la capacità, diventano strategiche due cose. Una è la capacità di generare, di ragionare sui tempi, cioè di vedere come nel corso del tempo si riescono a coordinare gli investimenti e come ci si rapporta rispetto a questo tipo di rischio. In secondo luogo, naturalmente, bisogna tenere presente che indurre questo tipo di cambiamenti è fondamentale se effettivamente non vogliamo far sì che la transizione ecologica, la transizione verso un nuovo tipo di economia, verso l'economia circolare, non resti un qualcosa che viene scritto sulle carte, che viene proclamato, ma che non viene effettivamente attuato. E questo vuol dire però che vi è un nesso fra i nuovi processi produttivi, i nuovi prodotti, l'intercettazione di bisogni, il rendersi conto delle dinamiche relazionali e complesse che ci sono all'interno appunto delle tre dimensioni della sostenibilità, che un'ampia transizione della società verso la sostenibilità, che sia basata su una centralità dell'elemento umano, sulla resilienza, è fondamentale per la produzione di una competitività che però avverrà nel lungo periodo. E quindi la questione della capacità di rapportare l'aspetto temporale, i rischi che si corrono e appunto il periodo nel quale si dovrebbe strutturare una attività che ci porta effettivamente a quella che l'Unione Europea chiama l'industria 5.0, costituisce un elemento assolutamente fondamentale, ma anche di criticità con le quali non si può non fare i conti. E anche qui allora dobbiamo stare attenti perché quando noi andiamo nei convegni, parliamo di resilienza, di sostenibilità, eccetera, perché queste non diventino delle parole che usiamo, ma che usiamo senza avere particolare attenzione a quello che esse in realtà implicano per quanto riguarda i processi reali che vengono condotti o che dovrebbero essere condotti. Se andiamo poi all'altra parola chiave, sostenibilità, ecco, cominciamo dalla sostenibilità ambientale. Allora, sviluppare sistemi di produzione basati su energie rinnovabili è uno dei requisiti appunto che promuove Industria 5. Quindi Industria 5 dovrà fare un utilizzo molto mirato e molto raffinato delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale per
riuscire a sostituire con le energie rinnovabili l'energia che noi utilizziamo. Scusate, c'è qualcuno che purtroppo è un po' di tempo che lo fa, interferisce con la propria voce. Se per favore può chiudere il microfono perché mi crea dei problemi di concentrazione. Grazie. Allora, l'obiettivo, noi lo sappiamo, è quello di, l'obiettivo, se l'obiettivo effettivo è quello di ridurre del 55% le emissioni di carbonio per il 2030, e allora noi dobbiamo essere in grado di capire come arriviamo a questo. Perché se ogni lobby, ogni settore si contrappone per la difesa di quelle che sono le esigenze che sono comprensibili, ma sono immediate. Abbiamo visto, insomma, tutta la questione dei trattori, che poi cosa si è risolta? Si è risolta nel fatto che, per esempio, nel nostro paese c'è stata una moratoria sull'utilizzo dei pesticidi, il che non è un qualcosa di indifferente, è qualcosa che conta molto rispetto appunto a quello che doveva essere il Green Deal previsto dall'Unione Europea. Ecco, se il Green Deal viene vissuto come una dichiarazione di intenti fatta a livello centrale, dove però poi ognuno trova, perché a livello locale ci sono delle esigenze immediate, il modo per aggirarlo, beh, naturalmente non andremo avanti rispetto al tema della sostenibilità e del collegamento irrinunciabile che c'è, come dicevo precedentemente, fra le dimensioni micro e le dimensioni macroeconomiche. Allora, cosa vuol dire sviluppare processi circolari che utilizzino e riciclino le risorse naturali, che ci portino a una progressiva eliminazione anche dal punto di vista concettuale di quello che oggi è il rifiuto? Ecco, riduzione degli scarti, minimizzare l'impatto ambientale fino alla prospettiva della eliminazione del rifiuto. Ecco, tutto questo implica però appunto un utilizzo certamente di nuove tecnologie, ma anche una consapevolezza che dobbiamo metterci su questa strada, perché non è un qualche cosa che avviene in maniera facile e neanche in maniera indolore. Implica investimenti, come dicevo, implica anche cambiamenti di visione, di mentalità, di modo di comportarsi da parte di tutti noi. L'industria 5.0 può dare un contributo molto importante allo sviluppo dell'economia circolare, perché appunto si può porre come sintesi delle tre dimensioni della sostenibilità, per tutti i motivi che ho detto fino ad ora. Poi c'è un altro elemento che spesso, o spesso, insomma, che non sempre viene tenuto presente, che è questo, cioè che rapporto c'è fra la digitalizzazione, l'utilizzo di Internet delle cose, dell'intelligenza artificiale nell'industria e l'amministrazione, e la digitalizzazione dell'amministrazione. Perché dico questo? Ma perché è chiaro che l'amministrazione del territorio rispetto ai processi produttivi ha un ruolo fondamentale dal punto di vista di generare il quadro all'interno del quale si sviluppa Industria 5.0. Industria 5.0 non si può sviluppare se non c'è, fino in fondo, se non c'è anche la convergenza delle istituzioni di governo del territorio, dalle amministrazioni locali alle camere di commercio, per esempio. E allora, per es gli esempi che io vi porto qui, il procurement pubblico, il marketplace nella pubblica amministrazione, e pensate, ad esempio, alla relazione fra il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni e le politiche economiche, sociali ed ambientali che devono essere rivolte e devono essere armonizzate a livello territoriale e governate attraverso appunto politiche territoriali ben precise e decisioni anche che dovrebbero essere il più possibile partecipate, partecipative. Ecco, tutto questo naturalmente incide proprio sulla possibilità di successo di Industria 5.0. Quindi, oltre a quello che l'Unione Europea ci propone come orizzonte di Industria 5.0 come aspetti caratteristici, ecco, non dobbiamo dimenticare anche il lato, per così dire, politico-istituzionale. Anche questo lato è sottoposto a un processo di digitalizzazione
e di utilizzo appunto di nuovi strumenti posti in atto dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in generale dall'intelligenza artificiale, che andranno e dovranno sempre più intersecarsi appunto con l'affermazione Industria 5.0 e nello stesso tempo saranno e potranno essere volano di sviluppo di Industria 5.0 e momenti di collaborazione fra governo del territorio, governance aziendale ed elaborazioni appunto di politiche territoriali che consentano uno sviluppo secondo i criteri della sostenibilità di cui si parlava precedentemente. Qual è un modello per la collaborazione uomo tecnologie IA? Industria 5.0 appunto vuole essere un paradigma in qualche modo, almeno così come la sta proponendo l'Unione Europea. Cioè Industria 5.0 non è un'evoluzione di Industria 4.0, ma rappresenta, fra virgolette, una sorta di rivoluzione culturale. Certo, si parte dalla presa d'atto di come si è evoluta Industria 4.0. Secondo la Commissione Europea, appunto, c'è stata un'eccessiva, forse, focalizzazione sulla digitalizzazione dei processi e nell'uso di tecnologie anche particolarmente evolute, a cominciare dall'intelligenza artificiale, per aumentare che cosa? La produttività e l'efficienza. Però non si è prestato sufficientemente attenzione al ruolo appunto dei laboratori e appunto a come i laboratori siano fondamentali per sostenere la transizione verso modelli di sviluppo che siano effettivamente più sostenibili sia dal punto sociale ed ambientale. Così come si è prestato relativa attenzione agli stakeholder, perché molto spesso parliamo di stakeholder, attenzione verso gli stakeholder, però appunto si è, diciamo, privilegiato con Industria 4.0 l'aspetto ingegneristico, fra virgolette, rispetto alla dimensione etico-sociale che doveva andare di pari passo con il potenziamento dell'aspetto ingegneristico. Industria 5.0, se interpretata in un certo modo, può costituire un modello di produzione che supera questo tipo di situazione generatasi con Industria 4.0, che veda la produzione come un servizio nei confronti appunto dell'uomo, dell'umanità e della società, e appunto questo si può attuare appunto disegnando un futuro dove la collaborazione fra uomo, tecnologie, intelligenza artificiale diventi effettivamente una realtà dentro quei parametri di relazione presenti all'interno del concetto di sostenibilità fra appunto aspetti economici, sociali, di governance per quanto riguarda le imprese e più in generale ambientali. Ci sono delle problematicità, ecco, e su questo appunto vorrei concludere ponendo dei problemi e delle riflessioni. Allora, la sostenibilità, oggi come oggi, è in una situazione particolare, cioè nata come movimento, potremmo dire, ecco, schematizzando un po', oggi assistiamo a un vero e proprio processo di istituzionalizzazione della sostenibilità, attraverso tutta una serie di parametri, di controlli, di documenti, di forme anche di premialità che vengono date alla sostenibilità in alcuni casi, che però appunto istituzionalizzano la sostenibilità. E abbiamo anche il fatto, questo è ben rappresentato, oltre che da tutta una serie di strumenti che qui non vengo ad elencare, che hanno una caratterizzazione tecnica e non entro nello specifico, però basta appunto fare un giro su internet, potete trovarli e vederli. Se ci limitiamo anche soltanto alla valutazione ESG, ecco, qui abbiamo un qualche cosa di molto interessante e significativo. La valutazione ESG e le varie forme anche che si possono essere di valutazione ESG, a che cosa porta? Porta a una sorta di standardizzazione da una parte del processo valutativo e dei criteri di valutazione, e dall'altra al fatto che questo tipo di valutazione propone una nuova forma di centralità del mondo della finanza rispetto al mondo della produzione.
E anche questo è un elemento importante da tenere presente, perché il mondo della finanza è stato spesso un mondo piuttosto anomico, cioè nel quale la dimensione normativa, la dimensione etica era abbastanza ed è considerata abbastanza marginale. Allora, che cosa vuol dire, questo dobbiamo valutarlo rispetto a tutto quello che abbiamo detto su Industria 5.0, il fatto che vi sia una nuova centralità della finanza proprio attraverso gli ESG, vuol dire che in pratica il mondo della finanza, detto in maniera sempre schematica, ma credo, spero chiara, che va a determinare quali sono i criteri etici che caratterizzano la governance delle aziende e che consente di dare valore, per esempio, al valore a livello di borsa, a livello azionistico, alle aziende sulla base dei parametri ESG. E i parametri ESG vogliono dire anche costituire criteri di valutazione che quindi poi attribuiscono valore e valore economico nel mondo della finanza, nel mondo della borsa, a che cosa? Anche alle previsioni rispetto alle capacità che un'azienda avrà di sapersi rapportare con l'innovazione presente che cammina a livello sociale. E quindi, per esempio, di come un'azienda sarà in grado in un futuro a medio termine di rispondere e di essere resiliente rispetto ai mutamenti climatici. Voi capite che tutto questo implica anche un utilizzo piuttosto raffinato e, diciamo, è anche problematico, io aggiungo, di criteri di valutazione probabilistica e quindi di introduzione all'interno degli strumenti di intelligenza artificiale, di utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale anche come strumenti di previsione a livello probabilistico. E qui arriviamo ad un punto, e cioè fino a che punto, e questo è un interrogativo che noi ci dobbiamo porre, noi possiamo pensare di attribuire valore economico, finanziario, ad aziende sulla base di previsionalità di questo tipo, che però sono esposte, appunto perché si tratta di previsioni probabilistiche, anche a fenomeni che potrebbero non essere considerati algoritmicamente e che si presentano in gergo come fenomeni altrettanto improbabili. E voi capite che anche su questo credo che vada affrontata una riflessione molto seria, perché io non è che abbia delle soluzioni tecniche specificamente, credo però che questo ci ponga proprio un problema di etica in generale e di etica d'impresa assolutamente rilevante sul quale lavorare già da adesso nella prospettiva del futuro. Un'altra problematicità che si collega anche a questa è quella del rapporto fra sostenibilità e purpose. Attualmente si parla molto del purpose, cioè di un'economia, la purpose economy, che prevede diciamo un'economia che tradotto malamente e in maniera inadeguata vorrebbe dire economia di scopo, cioè le aziende si presentano sul mercato sulla base di scopi e quindi di visioni ampie del loro ruolo che hanno una caratterizzazione essenzialmente tale da porsi obiettivi che sono obiettivi appunto insieme economici, sociali e ambientali. E appunto gli ESG si collegherebbe con questa dimensione del purpose e dovrebbe valutare anche il purpose in una prospettiva di sviluppo in termini anche di probabilità che questo sviluppo possa avvenire sul serio. Naturalmente un'impostazione di questo genere collega la produzione di profitto da parte delle imprese proprio a questo tipo di costruzione, a questo tipo di dinamica. Il problema qual è però? Che mentre assistiamo a una istituzionalizzazione della sostenibilità, il purpose è difficilmente definibile. E quindi che vi sia un rapporto tra sostenibilità e purpose, intuitivamente è possibile e fattualmente pure auspicabile,
ma anche in questo caso abbiamo delle difficoltà. Il purpose, diciamo che lavora nel mondo, se vogliamo, dell'attribuzione di senso. Attribuzione di senso che poi si specifica in significati particolari che possono essere dati alle diverse azioni che un'impresa può mettere in atto, anche naturalmente, soprattutto relativa ai temi della sostenibilità. Allora, da una parte abbiamo una dimensione che si istituzionalizza sempre più, abbiamo degli strumenti che diventano sempre più standardizzati anche di valutazione a livello finanziario e di sviluppo appunto della dimensione finanziaria delle aziende. Dall'altra parte abbiamo l'aspetto che riguarda la vision, se volete, che rimane, no, in un campo che, ma credo anche giustamente poi tutto sommato, è relativamente meno facilmente definibile, più indefinito perché attiene appunto alla dimensione di senso che si dà alla costruzione appunto della identità aziendale che poi sotto questo profilo deve essere intesa in maniera innovativa come un qualche cosa che è sempre in movimento. E allora, se le cose stanno in questo modo, vedete che l'intelligenza artificiale, rapportata al tema della previsionalità e della valutazione del rischio, ci porta a ragionare anche sul concetto stesso di rischio e su come noi abbiamo degli strumenti di rapporto con il rischio che ereditiamo anche dalla nostra tradizione di pensiero e anche dalla tradizione filosofica, se vogliamo, ma che comportano appunto delle innovazioni e delle nuove valutazioni. Perché è vero che se noi ragioniamo in termini di rischio, possiamo, come siamo stati abituati a fare tradizionalmente, ragionare in termini di rischio, ma pensare al rischio ragionevole come una sorta di sottinsieme dell'insieme rischio in generale. E possiamo anche applicare appunto teoremi della scelta razionale al rischio, possiamo ragionare di calcolo delle probabilità, eccetera. Però in una situazione così fluida come quella che viviamo, e in una situazione che richiede un cambiamento radicale, dicevamo proprio un cambiamento di paradigma, qual è il confine che ci separa fra rischio e azzardo? Ecco, questo di nuovo è un interrogativo importante che noi ci dobbiamo porre nel momento in cui appunto progettiamo il nostro futuro. E sappiamo che la progettazione del nostro futuro è tanto più necessaria proprio per la fase nella quale viviamo e che la velocità con la quale il futuro si presenta è assolutamente ampia, è amplissima ed è ampliata appunto anche dall'utilizzo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale. E quindi la relazione fra innovazione, consapevolezza e leadership etica, sia a livello macro che microeconomico, diventano strategiche e possono portare a quella sintesi fra dimensione ingegneristica del processo produttivo delle imprese e dimensione morale che dovrebbe caratterizzare, almeno nella visione che io ho, l'impresa economica, cioè tutta l'approccio economico che noi dovremmo avere nella valutazione appunto della relazione che esiste fra processi produttivi, strutturazione aziendale, relazione fra macro e microeconomia e quindi appunto dovrebbe essere un qualche cosa che viene guidata da leadership etiche sia a livello aziendale che a livello politico. Ecco, e qui si apre un grosso tema che è quello del rapporto fra etica, politica ed economia che ci riporta, se volete, per un certo verso alle origini dell'economia politica e dell'economia politica classica, ma che naturalmente noi dobbiamo interpretare e indirizzare e sul quale dobbiamo ragionare, appunto tenendo conto di queste problematicità, probabilmente ce ne sono anche altre, e delle sfide che noi abbiamo di fronte. Questo lo dobbiamo fare sulla base di una leadership etica perché abbiamo una grande responsabilità che lo dobbiamo ribadire, lo ribadiamo tutte le volte, non è solo verso di noi, non è solo verso i nostri figli, è verso le generazioni future.
e la specie Homo sapiens nel suo complesso e anche le altre specie e tutti i viventi, l'ecosistema, perché appunto di questo noi stiamo discutendo in questo momento. In realtà non abbiamo soltanto discusso di questioni relative alla governo delle singole aziende, questioni microeconomiche, ma come avete visto abbiamo cercato, non so se ci sono riuscito, di relazionare e porre sinteticamente sia le questioni sia i problemi che noi abbiamo proprio cercando di sostanziare in che cosa può consistere concretamente oggi l'assunzione di responsabilità verso noi stessi, verso ciò che ci circonda, verso le generazioni future, verso le altre forme di vita. Con questo io vi ringrazio e sono pronto per eventuali obiezioni, dibattiti, interventi. Grazie Franco. Io ho seguito con molta attenzione e con molta partecipazione. E allora mi permetto immediatamente di avviare la discussione, congratulandomi con te e soprattutto evidenziando il significato dell'approccio umanocentrico. Voglio essere molto breve, ma importante secondo me, per l'intero festival, perché io credo che sia proprio l'approccio che ci dovrebbe guidare. Dico brevemente perché. Perché finalmente, e qui il riferimento a Edgar Morin è veramente prezioso, dovremmo abituarci a pensare che quando noi parliamo di visione umanocentrica siamo molto lontani dalla visione antropocentrica, ecco, perché troppo spesso troppo spesso noi identifichiamo la visione umanistica ma con la visione antropocentrica. Io ho scritto molto su questo, non mi voglio ripetere, però veramente ti sono grata perché recuperare l'umanesimo, qui poi si parlerà molto nel convegno, nel nostro festival di umanesimo digitale, cioè io sono molto contenta del recupero della tradizione umanistica che tra l'altro emergeva anche chi ha seguito la conferenza di ieri, dal discorso di Amedeo Postiglione, era molto forte il richiamo alla tradizione umanistica, che dobbiamo veramente essere consapevoli che per noi è preziosa. Quindi, umanesimo, un approccio umanocentrico significa, come tu hai evidenziato bene, etica della responsabilità, cioè avere la consapevolezza che i nostri destini sono fortemente intrecciati a quelli di tutti gli esseri viventi, quindi superamento pieno della visione antropocentrica. Questo deve essere molto chiaro. Bene, molte grazie e non so se vuoi aggiungere qualcosa e poi naturalmente apriamo il discorso a tutti. Vedo che c'è Luisa Marnati, Giulia, Enzo Tortello, quindi Enzo Baldini e poi gli altri non li vedo, ma sono parecchi partecipanti. No, guarda, Luisa, io non posso che essere d'accordo. Ho cercato, spero di essere Sì, riuscito, perché non è stato per me non era facile facile. la sintesi, cioè è stato abbastanza complesso poi, però Infatti. ho cercato proprio di far vedere come sia a livello macro che a livello microeconomico noi possiamo coniugare anche attraverso la discussione, no, del report della Unione Europea su Industria 5.0 proprio quello che dicevi tu, e cioè la centralità dell'umano Dell'umano, e dell'impegno in relazione con tutte le relazione con altre queste produttive, creature. cercando di Sì, farlo. va bene. Adesso si apre naturalmente il dibattito e siete invitati tutti. Il tempo non è tantissimo perché credo che noi forse dovremmo chiudere per le 7, sono Eh sì, 7 e intorno alle 19 venti. anch'io devo andare E perché quindi ho. anch'io alle 7. Quindi siete pregati di partecipare vivacemente come vostra consuetudine. Posso parlare che avevo alzato Sì, la mano? naturalmente, Enzo, con Sì, grande piacere. niente. Io ho qualche perplessità sul discorso fatto, in particolare con riferimento all'IoT, tanto per essere più chiari. Tutte questa necessità di connessione si accompagna col discorso del 5G, poi del 6G ci sarà e via dicendo. Nel caso diciamo, dei campi elettromagnetici,
recentemente si è andato in controtendenza rispetto agli altri, chiamiamo, inquinanti ambientali. Perché mentre sono stati abbassati i limiti, non so, per ossido di azoto e via dicendo, polveri sottili, abbiamo che nel caso di campi elettromagnetici i valori limite sono stati aumentati. E la sperimentazione, almeno per quanto ne sapevo io, non sono più probabilmente aggiornato, ma era stata fatta dall'Istituto Ramazzini fino al 2G. Quindi eravamo molto lontani. Ma beh, il principio di precauzione si pensava, si suggeriva di non andare oltre certi livelli. Ora, in questo caso mi sembra, cioè è chiaro che per funzionare l'IoT, come altre cose, ha necessità di campi, di frequenze diverse, di campi elettromagnetici più potenti. Tra l'altro ricordiamo, e questo non ha niente a che fare ovviamente con la salute umana, ma c'era stato, se non ricordo male, nella East Coast, un po' di tempo fa, che era caduta tutta la rete informatica a causa di un frigorifero. Non so se ve lo ricordate, ma c'era stato. Sono gli effetti Ecco. sistemici. Vabbè, niente, la domanda era semplicemente, soprattutto sul discorso dei limiti. Volevo sapere, Franco, cosa ne pensa. Grazie. Vuoi che ti provi? Non pretendo di rispondere, ti dico la mia. Subito oppure aspettiamo, facciamo un giro, come preferiamo organizzarci? Faccio subito? Facciamo subito, direi, sei più diretto, Allora, sì. penso, chiaramente io non sono, da un punto di vista squisitamente tecnico, in grado di fornirti una tecnica alternativa. Quello che so io, studiando, leggendo queste cose, fra l'altro proprio anche a contatto con il Comitato Nazionale per le Biotecnologie, con il quale ho cominciato a lavorare, si sta cercando di vedere quali sono le possibilità che determinate anche l'intelligenza artificiale ci può dare anche nel campo della possibile riduzione dello spreco energetico, comunque dell'impatto ambientale riguardo a queste nuove tecnologie. Ora è chiaro, noi siamo centrati essenzialmente, questo l'ho visto anche lavorando con il Comitato Nazionale per le Biotecnologie, sulla questione del carbone, no? Della decarbonizzazione. Ora, evidentemente, per quel poco di fisica che posso capire io, è chiaro che comunque noi dobbiamo utilizzare degli elementi energetici, cioè senza energia non andiamo da nessuna parte, cioè non riusciamo a produrre. Allora, credo che ora, con nuove strumentazioni che possono essere messe in atto, però non sono in grado di entrare nel merito tecnico specifico, ti dico qual è la linea di tendenza, l'Internet delle cose possa consentire delle forme di relazione fra le cose, che costituiscono Internet delle cose, che sono diverse da quelle che abbiamo oggi. Questo nella prospettiva. Chiaramente, comunque, abbiamo da fare. Infatti, io alla fine ponevo tutta una serie di questioni che erano interrogative, cioè non ho chiuso ottimisticamente, va tutto bene, Internet delle cose, eccetera, eccetera. Io ho cercato di dire che cosa bolle in pentola, per così dire. Quali sono le questioni che ci pone l'Unione Europea, ponendo anche una serie di interrogativi. Perché chiaramente una riconversione ecologica e una riconversione produttiva è comunque rischiosa, nel senso ampio del termine, del concetto di rischio. E quindi sarà importante, e questo sarà un tema, ed è un tema di discussione anche all'interno del CNBB, di capire come noi riusciamo a limitare il rischio e limitare l'eventuale danno, perché poi c'è un rapporto tra rischio e danno, se si tratta di limitarlo, che comunque ci propone l'utilizzo di energie che sono alternative a quelle che noi siamo abituati ad avere. Certamente su questo si dovranno fare dei passi e ci dovrà essere uno studio tecnologicamente anche più avanzato rispetto a quello in cui siamo oggi. Però credo che noi dovremmo, ecco, in maniera forse più equilibrata di quando si fa a livello nazionale e internazionale,
non solo pensare alla progressiva eliminazione degli effetti del carbonio, ma anche pensare appunto a questi elementi. Qualcuno sollevava anche il problema delle auto elettriche, per esempio, no? Sostituire le auto elettriche con le auto, alle auto a benzina, quelle elettriche, anche questo apre delle problematicità dal punto di vista, diciamo, di forme diverse di inquinamento. Ecco, io credo che abbiamo degli strumenti per poter lavorare su questo. Credo che come atteggiamento, ecco, questo lo dico da un punto di vista epistemologico. Il principio di precauzione debba essere preso con, diciamo, con attenzione. Ecco. Perché? Perché non dobbiamo arrivare a un'idea di principio di precauzione che blocca le possibilità, almeno dal punto di vista della ricerca, di poter sviluppare ulteriormente quello che l'intelligenza artificiale ci può mettere a disposizione. Ad esempio, la lettera che è stata firmata da un migliaio di persone, no, l'anno scorso, mi pare, che chiedeva la moratoria, a parte il fatto che la moratoria non è plausibile da un punto di vista, e poi una moratoria di 6 mesi, sinceramente, cioè o blocchi e riparti, oppure, ecco, non credo che sia quella la strada proprio metodologicamente da scegliere. Credo che la strada sia quella di una valutazione, anche qui in questo caso, del rapporto fra rischio e rischio ragionevole. E naturalmente poi con strumenti anche di calcolo che queste tecnologie ci possono mettere a disposizione. Ecco, io questo mi sento di poterti dire dal mio punto di vista, non so se sono stato sufficientemente chiaro. Però sicuramente il tema che poni tu è un tema essenziale, ti ripeto, è anche all'ordine del giorno, se ne discute comunque anche a livello di Comitato Nazionale per le Biotecnologie. Guarda, questo te lo dico perché recentemente mi è stato chiesto di scrivere un parere etico ed è sicuramente una questione che abbiamo e che io ho posto, fra l'altro, come una delle. Io ho parlato anche di attenzione a non essere incongruenti, ecco, rispetto a queste cose, a chi è responsabile di tutto ciò. E stiamo sviluppando un ragionamento anche su questo. Perfetto, molto, molto esauriente la tua risposta. Ottimo. E altri interventi? Ho visto che si è affacciato Enzo, Baldini, Luisa e così via. Rischio. Se non interviene nessuno, allora Sì, faccio io. Enzo Baldini. Perfetto, bene. È una realtà veramente molto, molto interessante e delle prospettive, non voglio dire entusiasmanti, ma che comunque meritano la massima riflessione. Certo, in quel quadro che tu ci hai prospettato, le problematiche non mancano e non mancano i pericoli. Il problema etico è sicuramente fondamentale. Leggevo, non so se hai potuto guardare anche tu tra le chat, la nota di Pinuccia Montanari che sottolineava la necessità di una formazione barra educazione dei politici rispetto alla prospettiva della resilienza e della sostenibilità. Non vi è ombra di dubbio, ma Ragione. abbiamo dei problemi oggettivi di ordine sicuramente etico, ma non solo di ordine etico con quella che genericamente chiamiamo intelligenza artificiale. E non soltanto con i rischi che vengono esaltati o lanciati di volta in volta da fine del mondo o da superiorità e da eliminazione dell'umanità che per fortuna si stanno, come dire, ridimensionando. Ma rimane il fatto. Rimane il fatto che beh, sia dal punto di vista ambientale, pensate ai consumi di elettricità e non solo, determinate
da questi macro computer che permettono quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale e l'inquinamento che tutto questo comporta, ma soprattutto l'inquinamento più grave è quello dell'intervento nella dimensione sociale, interumana, politica delle fake che sono sempre più forti e sempre più convincenti, con imitazioni perfette, e ne abbiamo avuto riprova proprio in questi giorni. E ne avremo sempre di più perché siamo nell'anno delle grandi elezioni e vediamo come interventi di questo genere diventano sempre più invasivi e estremamente pericolosi. Ecco, io mi chiedevo, forse anche su questo bisognerà riflettere un pochino all'interno delle meravigliose e interessanti tematiche che tu ci hai prospettato. Punto di domanda. No, io penso, sono perfettamente d'accordo. Non ho toccato il tema delle fake news perché se no non si può, cioè, è talmente ampia la cosa. Il tema è sicuramente all'ordine del giorno e non solo in ambito politico, anche in ambito scientifico, se vuoi, no? Riguarda la comunicazione scientifica seria, no? Proprio su queste questioni. Si legge di tutto e il contrario di tutto, anche con toni inutilmente, fra l'altro, allarmistici, no? Certe volte. Quindi sicuramente c'è un tema di utilizzo responsabile e consapevole delle nuove tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette ICT. Il problema è che è sempre stato difficile normarle, cioè come facciamo noi a normarle senza cadere in censura? E chi è che norma? Cioè chi è che ha legittimità di definire qual è il limite censorio, no? In strumenti che sono per loro natura aperti. Ecco, questo sicuramente è una questione proprio di, se vogliamo, anche di educazione, come diceva Pinuccia, no? Non solo dei politici, ma anche di noi. E di educazione anche a comprendere, a riuscire a decodificare determinati messaggi. Noi usiamo con troppa disinvoltura questi strumenti, non avendo ben chiaro che cosa vuol dire mettere in rete le cose che diciamo. Mi è successo, e su questo io sono stato anche molto duro, anche con qualche amico, quando è stato necessario, dice: ma dai, tanto scrivo su Facebook e mica è vero, no? Cioè, posso scrivere quello che voglio, perché tanto è Facebook. E no, non è così. Non è così. Perché a scrivere su Facebook c'è della gente che alla fine si è anche suicidata per cose che c'erano scritte su Facebook. Quindi noi queste cose le dobbiamo sapere, dobbiamo avere la percezione sempre più ampia. Qui il tema dell'educazione, della formazione deve iniziare dalla scuola d'infanzia. Dalla scuola d'infanzia, perché ormai siamo a quel livello lì. Non è una questione che si... Poniamo questa cosa al liceo, no? No, i bambini sono in grado di utilizzare questi strumenti. Comunque vivono in un mondo e sono dentro un ambiente, costruiscono ambienti utilizzando comunque strumenti di intelligenza artificiale da 2 anni e mezzo in poi. Il tema della formazione e dell'educazione, formazione degli insegnanti ed educazione dei bambini dalla scuola d'infanzia. E comunque noi avremo sempre poi, chiaro, degli elementi che non riusciremo a controllare, ci saranno sempre dei problemi, però è chiaro che potremmo costruire degli anticorpi, ecco, con un'educazione diffusa su queste questioni. Ecco, una cosa che volevo dirvi è questa, che il documento leggermente catastrofista degli intellettuali, firmato da una migliaia di persone nell'anno scorso, poi però terminava dicendo che le prospettive sono bellissime, eccezionali, l'importante è che blocchiamo, loro dicevano, per 6 mesi, io, diciamo, la ricerca più avanzata, no, su tecnologie che appaiono al momento inquietanti. Ecco, anche qui bisogna stare molto attenti perché cioè, non mi piace fare le analogie, ma sicuramente all'età della pietra anche il fuoco era inquietante, adesso non ci inquieta più. Cioè,
bisogna anche qui stare attenti perché il principio di precauzione non diventi un qualche cosa che poi limita almeno a livello di ricerca le possibilità. Ecco, mi sembra interessante sotto questo profilo il documento, qui non potevamo analizzare tutto e poi andava fuori rispetto in parte, rispetto al nostro tema, l'ultimo documento sull'intelligenza artificiale dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Ecco, io invito coloro che volessero a leggerlo perché ci dà anche delle prospettive interessanti rispetto a una serie di regole, modalità di comportamenti, qui e soprattutto sul lato salute, che però hanno anche una valenza più generale, si riferiscono appunto a questioni aperte con appunto l'utilizzo di tecnologie molto avanzate. Guarda, Ah. guarda nelle chat, Io c'è non un le vedo. intervento molto interessante e molto puntuale di Gabriella Taddeo. Sì. Ma io no, come, non vedo le Ecco, chat. devi cliccare sotto dove vedi chat, Certo. Ah, dove vedo chat? anche Alla questo, base. infatti dicevo che uno dei temi chiave dal punto di vista etico è quello della trasparenza. Perché se noi non abbiamo la trasparenza, e per quello parlavo di processi, se non abbiamo la trasparenza sui processi, sicuramente Non ce l'ho. rischiamo appunto di essere governati senza accorgercene in qualche modo. Quindi la sottolineatura che ho cercato di fare sul tema appunto della trasparenza e della capacità di interpretare i processi e anche di proiezione sul futuro rispetto, chiamiamola, alla dimensione del rischio, ecco, andava proprio in quel senso lì. Teneva presente anche questo aspetto. Sì, ma vedi, al di là della trasparenza rimane il fatto che anche con La trasparenza è un l'intervento esercizio. di realtà di Certo. peso come la Comunità Europea, il tutto rimane nelle mani di poche grandi big strutture Infatti, che il problema che ti gestiscono. dicevo di una governance sia macro che micro e di una governance partecipativa che ponga al centro, come dicevamo in termini filosofici, se vuoi, la centralità dell'umano, Grazie. e va in questo senso. Chiaramente allo stato attuale ci dobbiamo confrontare con questa questione. Fra l'altro, se la sostenibilità viene eccessivamente istituzionalizzata e se, come dicevo, gli ESG diventano uno strumento di valutazione puramente finanziario, no? E basato su, diciamo, standard che diventano rigidi, tu capisci che questo ci espone ulteriormente. Certo. C'è un'aggiunta, leggi. Vabbè, poi su questo Certo. non finiamo più. Trasparenza è sicuramente uno degli elementi che a livello almeno di etica spesso viene messa, insomma, però poi naturalmente la gestione di tutto questo non è semplice. Io scusate, mi scuso, non riesco a leggere, non riesco, non ho chat, non posso cliccare, quindi non ho visto No, no, l'interesse. Luisella, scorri Sì. verso il basso e vedrai che ti si apre una Ma c'era un chat, tendina adesso orizzontale è sparito e quindi, ma nel quale. insomma, in sostanza, se avete la bontà magari di comunicare almeno queste cose, mi farebbe Ciao, sono piacere. Gabriella Eccola. Taddeo. L'ultimo intervento Io non di ti Gabriella, ho. che Scusa. ringrazio, è che ci Sì. dice che neppure i developers spesso sanno documentare i processi quando si entra nel deep learning, per cui la trasparenza non è realizzata. Questo è uno dei temi che venivano sollevati nella famosa Certo, lettera di cui facevo riferimento. Ci capisco, sono certo. delle risposte implicite che sono in quel documento dell'OMS di cui vi parlavo precedentemente. L'ho messo, Sicuramente sì. questo è un tema all'ordine del giorno, È come un tema che affronteremo, bisogna dire, ampiamente nel festival, perché questo ricordiamo, cioè, sia la fake news, sia l'impiego dell'intelligenza artificiale in sanità. Adesso, quando poi vedrete la programmazione, vedrete che sono tutte tematiche che emergeranno benissimo. Allora, se non ci sono, Gabriella, ecco, sì, vedo due mani scusate. levate. Sì. Grazie Gabriele, Scusate, grazie. scusate, ho scritto perché non volevo sempre interrompere, però questa cosa delle big tech è Importante. importantissima per tutto il discorso, no? Cioè, bene o male,
dal punto di vista di sviluppi hardware, software, ma anche di acquisizione di dati, cioè chi contiene i big data, e ne abbiamo parlato prima, con dispendio non solo di energia, ma soprattutto di acqua, perché lì il problema è proprio il raffreddamento, no? Delle macchine. E di fatto sono una ventina, trentina, va, diciamo, di grandi aziende che fanno un po' tutto, dal cablaggio, dal collegamento satellitare, per cui mettiamoci anche il discorso delle reti, che è Certo. molto importante, no? Reti terrestri, reti satellitari, big data e quindi chi sviluppa software. E sono per lo più le stesse che saranno una ventina, trentina e tutte private. Per cui come si fa a far acquisire questi principi meravigliosi, etici del 5, dell'industria 5.0? È una super sfida, mi Super viene, sfida, e certo. questo è il primo punto. E oltre a quello che ho detto del deep learning, c'è ancora una criticità che secondo me va aggiunta e che è fondamentale. E per cui, come giustamente diceva Pinuccia Montanari, noi non siamo pronti, siamo molto vulnerabili. E attualmente, aumentare la personalizzazione anche dell'industria significa anche, come dire, perfezionare in maniera pazzesca quella che è la profilazione di ciascun individuo, con una perdita secca di quello che sono i diritti di privacy, cioè anche nelle cure. Cioè, se, per me va bene che si personalizzano le cure, ovviamente, ma quanti dati personalizzati devono essere inseriti, cioè quante profilazioni, quanti miliardi di dati di una persona? Già così solo da Facebook, e leggevo degli articoli, si hanno circa 5 milioni di dati. Solo prendendo i comportamenti, classificando i comportamenti che mettiamo sui social, Facebook, WhatsApp e così via. Per cui il rischio grosso è che questo approccio renda, come dire, l'industria personalizzata un'industria della sorveglianza. E questo, secondo me, è una criticità di cui tenere ben presente. È un discorso enorme, però da ex tecnica è, come dire, è da tenere presente. Ma figurati, io sono una specialista in materia, quindi io naturalmente no, non posso non tenere presente questo. Sicuramente questo è un problema, una sfida che abbiamo, però quando parliamo di personalizzazione, no, e quindi si tratta proprio di costruire in maniera diversa da come siamo stati abituati, adesso non ho avuto tempo, il modo di porsi dell'azienda nei confronti degli stakeholder, in particolare sia interni che esterni, dicevo, no? Anche qui siamo di fronte proprio a un cambiamento di paradigma, cioè quando parliamo di cambiamento di paradigma, epistemologicamente parliamo di rivoluzione proprio sostanziale nel modo di porsi. Questa rivoluzione va di pari passo con un'acquisizione di consapevolezza da parte degli stakeholder, a cominciare dai clienti delle aziende, che devono essere in grado di proporsi come corresponsabili del processo, quindi come partecipanti al processo. Quindi si tratta di, lo so, mi rendo conto, però si tratta di aprire una nuova dimensione di processo partecipativo alla costruzione del processo attraverso il quale si produce e ci si rapporta a livello personalizzato con le persone, con gli stakeholder esterni. Poi detto così, naturalmente, detto, farlo è una Sì, cosa. ma il modello è perfetto, come dire, No, ma infatti è però l'applicabilità che mi lascia certo, dubbi. però su quello ci dobbiamo lavorare, cioè maggiore consapevolezza abbiamo e maggiore leadership etica. Io faccio proprio riferimento a leadership etica, non detto etica soltanto, ho parlato di leadership etica anche da parte di coloro che dirigono le aziende, da parte di coloro che hanno dei ruoli all'interno delle aziende. È determinante proprio la leadership etica per riuscire ad andare in questo senso. È per quello che ho usato non genericamente siamo più etici, ho usato proprio non a caso, perché è inutile, non c'è niente da fare. Le strutture organizzate sono anche gerarchiche,
E quindi è necessario che soprattutto a livello di struttura aziendale, di governance aziendale, ci sia leadership etica che va in quel senso. E bisogna anche potenziare le authority, secondo te. Certo. Beh, cioè, potenziare e dare veramente un ruolo fondamentale alle authority. Allora, ecco lì, su questo si potrebbe aprire di nuovo un altro discorso, perché l'impostazione che recentemente ha dato Habermas a questo tipo di questione, in parte è stata ripresa da un nostro amico, importante filosofo italiano, Sebastiano Maffettone, comporta un altro tipo di, un tipo di percorso parzialmente diverso, che potrebbe essere interessante. Adesso non lo possiamo affrontare. Fra l'altro sono venuti a prendervi perché una riunione mi stanno chiedendo, non per interrompere il nostro dibattito, che è interessantissimo e per me assolutamente arricchente. Ci diamo del tutto, mi permetto di ringraziarti per questo intervento. Poi so chi sei, quindi so che sei una importante, insomma, personaggio importante in questo campo. Ti ripeto, qui sarebbe proprio da aprire, per esempio, nel festival potrebbe essere interessante di discutere proprio di questo tema, di come noi riusciamo ad esercitare forme di authority. Permettetemi la cosa, non autoritarie, e però reali, attraverso forse strumenti partecipativi e contrattuali. E su questo si apre appunto questo discorso che vi dicevo, si rifà alla nuova impostazione che a ben 94 anni ci sta dando Habermas e che appunto questo filosofo importante a livello italiano, che sono stato, sta riprendendo e ha riproposto nel suo ultimo libro, che appunto stavo leggendo con e speriamo in qualche modo di coinvolgerlo anche nel festival, appunto perché ci possa portare questo contributo. Scusa, se non sbaglio, Sebastiano Maffettone ha già detto che detto parteciperà, che sia pure un intervento online, l'intervento. Quindi Sì, li assegniamo. Questo quantomeno. Questo della sfida dell'authority mi piace molto, perché pensare un'authority liberale sembra un ossimoro, un'authority liberale però e possibilmente libertaria. È una sfida che abbiamo. È una sfida, d'accordo. Senti, ti sono venuti a prendere, non so, sì, c'era scusa. Enzo Tortello che aveva alzato la mano, se è una cosa breve, Enzo. No, ma no, non voglio bloccarlo. Volevo solo ricordare che visto la decarbonizzazione che ci diamo come target, sono importantissime le reti intelligenti e quindi tutte le tecnologie che ha richiamato Franco, però ricordiamoci che esiste anche l'hardware, per cui bisogna fare l'accumulo, perché la rete così può essere intelligentissima, ma se non facciamo l'accumulo non serve a nulla. Grazie, allora, scusa se terminiamo sono con una bloccato. Battuta. Abbiamo messo in atto la rete più intelligente, che siamo noi che stiamo discutendo di queste cose. Grazie. Abbiate pazienza, devo andare a Grazie Franco. Grazie. Direi che ormai siamo. Grazie mille. Franco, un abbraccio. Ciao a tutti. Complimenti ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, attenzione, non, datemi ancora un minuto perché per chi non si è collegato voglio dare l'annuncio di un prossimo evento, è una conferenza che penso interesserà a molti di voi, che avverrà il 20 maggio in Istituto di Bioetica, ma anche online, e il tema è cristianesimo e questione animale, interrogare il testo biblico. Quindi chi è interessato? Qui, se avete un attimo, vi faccio un brevissimo abstract. Vilma Barical è una biblista, una filosofa che fa parte dell'Istituto di Bioetica della sezione toscana. Discostandosi dalla tradizionale interpretazione antropocentrica, la conferenza propone un'analisi del testo biblico attenta alla considerazione degli animali e delle creature non umane, facendo emergere la possibilità di una lettura corale e cosmica della creazione, in una prospettiva che conferisce valore ad ogni essere del creato e riconosce, anche da un punto di vista cristiano, un'etica di rispetto della natura e di ogni forma vivente. Io credo che questo interessi tutti noi, me lo auguro. Quindi l'Istituto Italiano di Bioetica, l'Eco Istituto, vi aspettiamo il 20, lunedì 20, in Istituto, Piazza Verdi 44, alle ore 17.
Chi non può intervenire in presenza si può collegare online. Adesso invierò a Enzo perché diffonda, se me lo auguro, agli iscritti dell'Equistituto questo invito e tutti naturalmente, la mailing list dell'Istituto Italiano di Bioetica riceverà al più presto l'invito, va bene? Con il link per cui chi è interessato si può collegare, va bene? Io vi ringrazio moltissimo, è stata un grande arricchimento questa conferenza e quindi a presto, arrivederci, buona serata. Grazie Grazie, Ricordiamo anche la ciao a prossima tutti, ciao Nancy, videoconferenza di alla martedì prossima. prossimo. Giustamente Chris mi richiama, adesso sto cercando di recuperare faticosamente Flavia Marzano, Intelligenza artificiale e pregiudizi, bias cognitivi, che fare? Di estremo interesse, direi che proprio richiama uno degli aspetti che stasera abbiamo evidenziato. E questo il prossimo martedì, quindi martedì 21 maggio, giusto? Ore 17:30. Perfetto, bene. Direi che ci aspetta una buona settimana di incontri e di dialoghi positivi. Bene, grazie ancora e buona serata a tutti voi. Buona serata, alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao Chris. Grazie infinite della tua collaborazione preziosa. Figurati.